Ciao a tutti, sirenette, sirenetti e popolo del mare. Io sono la sirenetta di Ostia e vi do il benvenuto in un nuovo video registrato dopo tanto tempo e spero sia il ritorno, questo video, il primo di una lunga serie. Ecco, perché dovete sapere che io sono molto perfezionista quando faccio i video registrati. Ho le manie di perfezionismo e quindi ogni volta penso sempre a vestirmi carina, a sistemarmi i capelli, il trucco, a fare un discorso bello preparato per non avere magari momenti di silenzio, intoppi nel video. Quindi ho un po' l'ansia da prestazione quando devo registrare i video, non so se sono l'unica. Vi faccio vedere il mio outfit per rompere un po' il ghiaccio. Ecco qui. Outfit molto, molto da bambolina, ecco, sirenette, sirenetti e popolo del mare. Allora, come video di ritorno nei video registrati, ho pensato di fare questo speciale 1000 iscritti. Ecco, vediamo se riesco a inquadrarmi un po' meglio. Ecco, così forse è meglio. Quindi ho pensato di tornare con questo video ringraziamento per i 1000 iscritti in ritardo, lo so perché già sto a 2000 iscritti, oltrepassati anche, e vi ringrazio. E quindi voglio andare con ordine, dato che voglio fare anche il video speciale dei 2000 iscritti, ho detto iniziamo con quello dei 1000 iscritti, in ritardo, ma facciamolo. Allora, quindi vi voglio parlare un po' di me. Raccontarvi chi sono per farvi capire meglio chi è la sirenetta di Ostia. Ecco qua, cerco l'inquadratura migliore, dai. Allora, vi devo dire subito che io l'ebbrezza del raggiungimento dei 1000 iscritti in realtà l'ho già provata in passato e anche il raggiungimento delle ore minime di visualizzazione. Perché dovete sapere che per ottenere la monetizzazione su YouTube non bastano solo i 1000 iscritti, ma anche ci vuole un tempo minimo di ore di visualizzazione. Le persone che guardano il tuo video, i tuoi video, insomma, devi avere un minimo di ore. Quindi già in passato io raggiunsi questo traguardo, però non festeggiai alla fine. E non lo sfruttai nemmeno quel traguardo, perché dovete sapere che io anni fa su YouTube portavo un format e anche dei video diversi da quelli che porto adesso. Non avevo un personaggio, quindi portavo me stessa e facevo attivismo cristiano e anche su temi sociali di risveglio dalla Matrix, ecco, dal sistema in cui, ahimè, stiamo vivendo questi tempi di apocalisse e quindi non volevo lucrare ai tempi perché pensavo, mi riallacciavo alle frasi della Bibbia, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi non avevo proprio la mentalità incentrata sul business, volevo sì la visibilità, che si condividessero i miei video, che le mie parole avessero visibilità, però non pensavo al lucro e aggiungerei anche erroneamente, perché comunque era importante che già allora sfruttassi l'occasione di YouTube. Però è andata come è andata. Tutto serve, quello che ci capita nella vita, perché io credo nel destino, credo che da ogni esperienza si possa trarre una lezione di vita. Quindi oggi sono qui, sono la sirenetta di Ostia, che è sì il mio personaggio, ma la sirenetta di Ostia sono anche io, anche me stessa, perché dietro questo nome d'arte c'è proprio me stessa, la mia storia. Quindi diciamo che porto sì un personaggio, ma anche me stessa, ed è giusto far emergere adesso anche me stessa. Allora, festeggiamo i 1000 iscritti in ritardo. Facciamo che festeggio i 1000 iscritti di adesso, di questo mio nuovo canale, La Sirenetta di Ostia,
e festeggio anche i 1000 iscritti che raggiunsi con il vecchio canale quando mi chiamavo Alice Lilla. Poi cambiai molte volte nickname in passato perché ebbi una crisi di identità a un certo punto nel conciliare la mia fede cristiana con la mia transessualità. E adesso vi spiego bene, vi racconto bene, Sirenette, Sirenetti e Popolo del Mare. Allora, quindi io avevo un canale che poi chiusi nel 2021 perché ebbi una pausa poi proprio per riflettere su chi volevo essere, su cosa dovevo fare nella mia vita. Ecco, però andiamo con ordine. Io aprii il mio primo canale su YouTube a fine estate 2019, perché nella primavera del 2019 ebbi il mio risveglio, mi convertii a Cristo. Era la primavera del 2019, ricordo tutto perfettamente di quel periodo, le emozioni che provai. Anche, diciamo, la sensazione nello scoprire tutto quello che c'era dietro il sistema che governa il mondo, perché proprio fu esattamente come Alice nel Paese delle Meraviglie, quando vede la tana del bianconiglio e quindi scopre tutto il mondo occulto e oscuro che c'è dietro ciò che noi vediamo solamente in superficie e che ci sembrano cose che scontate, tutta la società che si è costruita e che oggi vediamo è frutto di un piano a livello globale e io scoprii tante cose che mi lasciarono anche scioccata. Quindi io a fine estate 2019, dopo la primavera e l'estate del 2019, che mi documentai bene, studiai tantissimo, studiai davvero tanto, sia diciamo tutto quello che accadeva nel mondo, ma proprio studiai la Bibbia, la parola di Dio, e mi sentii pronta a fine estate 2019 di aprire il canale su YouTube. Ebbi una intervista sul canale di Abbi Cocca, che riscontrò anche molto successo ai tempi e anche molte polemiche, e da lì appunto il mio canale spiccò il volo, ecco. Poi raggiunsi 1000 iscritti grazie a un video che postai della mia transizione, la timeline, con le foto del passato, con quelle della transizione. E quindi mi sembra che i 1000 iscritti li raggiunsi tra fine 2019 e inizio 2020. E raggiunsi anche le ore minime di visualizzazione per monetizzare, al che però io non ero incentrata sul business, quindi portai avanti il mio canale facendo video di risveglio, ebbi una crisi di identità, mi tagliavo i capelli, mi tagliai i capelli, e poi buttai via tutti i miei vestiti femminili perché, insomma, avevo paura del giudizio di Dio, vista comunque la mia situazione, no? Dicevo, oddio, ma sono nato maschio, però io mi sento femmina, che devo fare? Ebbi proprio un periodo di smarrimento e quei miei anni di smarrimento furono in parte documentati proprio su YouTube, sul vecchio canale. E chi mi seguiva già da allora si ricorda un po' del mio percorso travagliato. Poi ecco, nel 2021 chiusi il canale perché ero arrivata a un punto proprio che non sapevo più chi ero, non sapevo più cosa volevo essere, cosa volevo dalla vita, perché mi aspettavo anche l'Apocalisse in quegli anni e speravo di andarmene via da questa terra, invece rimanevo e dicevo cosa faccio adesso qui? Cosa faccio? Devo lavorare, devo pensare al mio futuro e non sapevo da dove iniziare, quindi chiusi il canale YouTube e mi concentrai poi su me stessa. Continuai a tenere interrotta la transizione, tant'è che ho rivestito i panni maschili per un paio d'anni, perché
2021 ho chiuso il canale e già comunque avevo interrotto la transizione. Diciamo, mi sono fatta il 2022 nei panni maschili, tra virgolette, nel senso che avevo interrotto la transizione e mi ridavo il maschile, perché avevo abbracciato una sorta di ascetismo, di rigetto proprio verso tutto ciò che è materiale, tutto ciò che è terreno. Mi ero annullata come persona, ecco, sia come donna, ma anche come ragazzo, perché non mi sono mai sentito maschio in vita mia, non mi sono mai sentito virile, quindi non riuscivo comunque, anche se avevo interrotto la transizione, a fare il maschio, non ci sono mai riuscito in vita mia. Ero diventato insomma un eunuco, mi ero annullato completamente. Per una questione proprio di fede, di ascetismo estremo. Però questo non mi stava più facendo bene. In realtà non mi ha mai fatto bene questa scelta. Però è servita, credo che appunto ogni esperienza sia una lezione di vita. È servita sicuramente a fare ordine nella mia vita, a ristabilirmi anche come donna. Ho dovuto resettare tutto perché comunque anche come donna ero molto confusa prima del mio risveglio, non sapevo che donna essere. Quindi tutto ciò mi ha aiutata a diventare oggi la Sirenetta di Ostia. Avevo evidentemente bisogno di un reset totale e quindi eccomi qui, mi sono ricostruita. Tant'è che a inizio 2023 ripresi in mano la mia transizione. Era proprio gennaio 2023. Tornai ad assumere gli estrogeni, perché io comunque sono operata, nel senso che non ho fatto la vaginoplastica, ma ho tolto i testicoli per non avere più testosterone, perché comunque non mi interessava più avere piacere sessuale, onestamente, non mi interessava più avere erezioni o cose, non mi interessa, è una cosa di cui posso fare a meno, ecco. Quindi proprio a gennaio 2023 ripresi gli ormoni e ripresi anche il laser per finire di togliere gli ultimi peli rimasti qua e là, anche il laser alle sopracciglia, perché non sopportavo più avere le sopracciglia scure e folte, visto che io sono bionda platino dentro e fuori. E quindi ho detto via le sopracciglia, visto che sono scure e devo starci sempre appresso con le pinzette, non mi va di decolorarle sempre le sopracciglia, quindi via. E quindi ho ricominciato il mio percorso di femminilizzazione proprio inizio 2023, e è come se avessi ripreso in mano la mia vita dal 2019. È come se tutto ciò che è accaduto dal 2020 al 2022 fosse stata proprio una parentesi a parte, e stranamente proprio il periodo della pandemia. Sì, perché io iniziai a rivestire i panni maschili già nel 2020 e mi sono fatta 20, 21 e 22 i panni un po' di sesso neutro, che non sapevo neanche io. Ero davvero, sono stata male in quel periodo, ma oggi sono qui. Proprio il periodo della pandemia è stato un periodo difficile per me ed è come se il 2023 fosse stato poi il proseguo del 2019 e il 2024, quest'anno, è proprio il potenziamento di me stessa, è proprio l'anno del mio riscatto, l'anno della mia affermazione questo. Sono contenta e cosa è successo poi? Nel 2023, nell'estate 2023, sono tornata su YouTube, proprio dopo qualche mese che avevo ripreso la transizione, quindi sapevo già che ero femmina, ecco, stavo vestendo di nuovo i panni femminili che mi appartengono. E quindi il tempo un po' della terapia ormonale, della mia stabilità. E sono tornata nell'estate 2023 su YouTube con un'ottica diversa, incentrata sul business,
sul personaggio, sul lavorare su YouTube, perché sono stata disoccupata per diversi anni, ecco. Quindi, visto che l'apocalisse non succedeva, che stavo ancora qua, ho detto che faccio, è giusto che io riprenda in mano la situazione. Visto che su YouTube, già dai tempi che non ci lavoravo, comunque riscuotevo successo, ho pensato, io sono portata comunque per la comunicazione, per fare anche l'intrattenimento. Quindi riprendiamo le redini, torniamo su YouTube con un nuovo canale, ripartiamo da zero e così ho fatto. Dall'estate 2023 ad oggi, che è quasi un anno, perché siamo quasi nell'estate 2024, dopo un anno sono qui, ho raggiunto di nuovo i 1000 iscritti, quindi ho eguagliato il traguardo del vecchio canale, l'ho anche superato perché ho raggiunto adesso i 2000 e passa iscritti. Sto monetizzando e per la prima volta, e che dire, sono la versione migliore di me. Mi ricordo i tempi dell'intervista da Bicocca nel 2019 che mi lanciò su YouTube, avevo anche lo stesso taglio di capelli più o meno. Adesso ce li ho un po' più lunghi, quindi non ho mai avuto i capelli così lunghi, tra l'altro, sappiatelo, quindi sono molto molto felice di questa mia femminilità, di questo mio miglioramento. È come se questa fosse la versione migliore di me rispetto a quella del 2019 dell'intervista da Bicocca, che più o meno sono sempre quella con gli ideali e tutto, però sono diventata più acuta, più sveglia su tante cose, ecco. Quindi eccomi qui, Sirenette, Sirenetti e Popolo del Mare. Potrei raccontarvi molto, non vorrei annoiarvi, sono già è un quarto d'ora passato che sto parlando e mi farete sapere nei commenti se ho una buona dialettica, se scorre bene il video, vi tiene compagnia, oppure dovrei lavorare più sulla sintesi. Io sto cercando di dare il meglio di me, ecco, in questo video. Mi soffermerei, giusto per spiegarvi meglio, sul fatto dell'ascetismo. Cosa avevo fatto nel periodo che mi sono allontanata da YouTube? Oltre a studiare tanto, comunque, la parola di Dio e tutto, io avevo buttato tutti i miei trucchi, avevo buttato i miei vestiti femminili, avevo tagliato i capelli, li avevo rasati anche a zero. Avevo rasato anche a zero i capelli, proprio come se mi volessi annullare, se volessi sparire. Soffrii di anoressia. Cioè, nello specifico, in realtà, prima ebbi un po' di sovrappeso. E ci sono anche dei video vecchi dove ero visibilmente un po' cicciottella, non che sia stata realmente sovrappeso, cioè ero più paffuta, ma niente di che. Da lì poi, visto che comunque iniziavo a vedere che mi vedevo paffutella e non mi piacevo, iniziai anche, sia per una questione estetica, ma anche per una questione mia che mi stavo annullando proprio come persona, volevo sparire dal mondo, volevo andarmene da questa terra, ero schifata da questa società e quindi iniziai a mangiare di meno, non mi andava di mangiare e tutto e quindi andai molto sottopeso e tant'è che soffrii anche di anoressia per un periodo. Proprio l'ascetismo più estremo, a un certo punto io ero rasata a zero, senza sopracciglia, magrissima, mi vestivo di una tunica bianca, ormai mi vestivo sempre di maglietta e pantaloni molto colori neutro, bianco, celeste, e ero molto triste perché non volevo più stare su questa terra. Tra l'altro la tunica bianca che mettevo l'avete vista anche in qualche vlog che ho fatto proprio la scorsa estate e la metterò ancora perché è molto comoda. Proprio una tunica bianca che metto spesso d'estate. Ecco, però ecco, mi ero annullata completamente come persona e mi stavo proprio ammalando. La mia depressione cronica si stava
acutizzando, stavo peggiorando, lo sentivo io e lo sentivano anche tutte le persone che mi vedevano, mi dicevano: ma che ti è successo? Immaginatevi comunque una ragazza come me che è sbocciata, ha fatto la transizione e tutto, che poi fa un passo indietro e quindi non si cura più nell'abbigliamento, nel porsi, e addirittura le persone la vedono con i capelli rasati a zero, con la faccia sempre abbattuta. Immaginatevi, no? Quindi ho passato quegli anni della pandemia molto, molto difficili, un periodo di riflessione però, di riflessione che mi è servito poi a tornare più forte che di prima, ecco, più forte che mai, stronger. E quindi quella situazione di ascetismo, vivevo poi appunto nella mia stanza molto asettica, avevo buttato tutto, ero contro ogni forma di materialismo, mi ero isolata dal mondo. Insomma, non ne parliamo. Adesso sono qui e sono la versione migliore di me. Sono risbocciata, sto meglio, sono più forte, sto portando tante cose sul mio canale, sto guadagnando, sono risbocciata. Ecco, questa è la volontà del mio Signore Cristo Gesù, il leone dagli occhi di ghiaccio che è sempre con me. E mi dà la forza, ho trovato il sale dalla terra, come si suol dire, e la luce di Cristo che mi ha sempre accompagnata. Ho fatto pace con il mio complesso tra l'essere cristiana integralista e l'essere anche una ragazza trans. Tra l'altro, la Bibbia parla molto di eunuchi. Gli eunuchi sono presenti nella Bibbia. E Cristo, anzi, Cristo dice che gli eunuchi hanno un posto speciale nel regno dei cieli. Gli eunuchi come me, che ovviamente rispettano Cristo e non si danno alle degenerazioni del mondo, della società. Io mi tengo lontana dalle degenerazioni e sono semplicemente me stessa, anche se ho questa problematica, che è una problematica a tutti gli effetti, è una invalidità nella vita essere trans, per la mia esperienza, perché ti preclude magari le cose su cui io personalmente sono portata, che è comunque l'amore puro, la relazione seria. Ecco, se sei trans è difficile tutto questo. Tendi a essere vista più come qualcosa di trasgressivo, qualcosa di trash, ecco. Però non faccio una colpa agli uomini che nella mia vita non mi hanno vista, magari mi hanno vista come una trasgressione, come qualcosa di diverso, perché effettivamente sono diversa, effettivamente bisogna mettersi nei panni degli altri e non sono una donna che profuma di donna fin dalla nascita. Ci ho dovuto lavorare molto sulla mia femminilità e tuttora comunque sono nato maschio e ho adattato il mio corpo alla mia anima. Credo però nell'anima, credo che la mia anima sia assolutamente femminile. Questo traspare, io lo sento proprio che la mia anima è femminile al 100%, anche se ho dei lati maschili come tutte le donne e come anche tutti gli uomini hanno dei lati femminili, eh. Però ecco, al 100% io mi sento donna, proprio nella testa, nella psiche, nelle emozioni, in tutto e per tutto. E quindi la mia anima è femminile e semplicemente ho adeguato il mio corpo alla mia anima, con l'approvazione di Cristo, perché so che Cristo mi ama, perché mi ha dato le prove proprio in questi anni che Lui è con me, che Lui mi è vicino, mi ha ritirata su da quel periodo di crisi profonda, e sono rinata da buon scorpione che risale dalle proprie ceneri, perché lo scorpione è questo: morte e rinascita. Io sono molto scorpionica. Vi parlerò anche del mio tema natale, perché dovete sapere che io ho il sole in scorpione, quindi il segno ufficiale scorpione, poi ho la luna in toro e l'ascendente in gemelli, e vi parlerò di questo mio tema natale, ecco.
quindi da buon scorpione sono lo scorpione morte, rinascita, è la pulizia, l'ordine nella vita. Sono molto scorpionica su questo e per questo mi chiamo Mastermind Scorpio. Scorpio, scorpione in inglese, abbreviato, ecco. Vi parlerò meglio magari di me in altri video. Non voglio dilungarmi ulteriormente, sono già 25 minuti e comunque ci vediamo allo speciale 2000 iscritti, perché questo era lo speciale 1000 iscritti in ritardo, molto in ritardo. Però adesso per arrivare poi allo speciale 2000 iscritti, che sono i miei iscritti attuali. E adesso anche se mi sto avviando verso i 3000, poi diciamo che ogni traguardo sarà uno special, ecco qui. Quindi ci vediamo al prossimo video registrato. Grazie dell'ascolto, sirenette, sirenetti e popolo del mare. Ci vediamo alla prossima.